Allora io dico all'amico Speranza, al compagno Speranza, ma se questa è la scelta, a parte che anche qua forse bisognerebbe distinguere il titolo dal contenuto, perché troppo spesso il titolo non risponde a quelle che sono, che è del contenuto. Io credo che se questa è la decisione, forse è una decisione a cui io auguro un buon cammino, sicuramente ci ritroveremo in altre battaglie, in tutte le battaglie per, della sinistra, sui valori della sinistra. Io dico, io voglio continuare a unire e non a dividere, io voglio continuare a unire. Il più possibile e per quanto possibile, perché non sono ingenuo, le anime del centro-sinistra, non solo per sconfiggere e per impedire che ritorno alle destre, ma anche per governare e governare bene. E per fare questo dobbiamo coinvolgere, non strumentalmente come troppo spesso è accaduto in passato, il civismo, l'ambientalismo, il cattolicesimo democratico, il volontariato, senza eliminare i partiti, che io credo che siano un fondamento della democrazia, ma lavorando insieme e non fare, come troppo spesso è accaduto, utilizzarli in campagna elettorale e poi non dargli una responsabilità di governare insieme. Allora dico, noi continuiamo, campo progressista, non Giuliano Pisapia, vuole continuare in quel percorso, perché come ho sempre detto, come abbiamo sempre detto, non ci interessa un partitino del 3% che faccia solo testimonianza, vogliamo cercare di cambiare le cose, di migliorare le cose, come è stato già detto, in discontinuità con alcune scelte che sono state fatte purtroppo anche all'interno dell'attuale centrosinistra, che sicuramente non hanno fatto fare passi avanti al paese e hanno creato anche molte ingiustizie. Si lavora questa grande assemblea costituente da legge del 19 novembre, mi pare che sia tutto molto in coerenza con le cose che avevamo detto nei mesi, nelle settimane scorse. Mi pare che le prime risposte di Sinistra Italiana è possibile siano molto positive, incoraggianti. Io mi auguro ancora che ci sia lo spazio di un ripensamento da parte di Giuliano Pisapia. Tutto vogliamo fare tranne che un partitino. Abbiamo rispetto per le piccole formazioni politiche come quelle in cui lui ha militato in tutta la vita, ma vogliamo costruire una grande forza popolare di governo. Dunque mi pare finalmente finita la stagione delle ambiguità, dei tentennamenti. Il tempo è ora, lo dico in modo molto netto. Vediamoci domani pomeriggio, incontriamoci. Tutte le forze disponibili, tutte le personalità, i percorsi di movimento come quello del Brancaccio, e insieme definiamo rapidamente una data, un metodo, un percorso. La sinistra di questo paese ha bisogno di tornare a discutere di chi non ce la fa, delle pensioni troppo basse, delle pensioni che arrivano troppo tardi, di chi non ha lavoro, di chi non ha reddito. Ha bisogno di discutere di patrimoniale, di articolo 18, della vita delle persone. Basta con la discussione sulle leadership, basta con i tentennamenti.